Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Che bella celebrazione. Sono proprio contento di questa festa. È una festa anche molto cromatica la nostra. C'è il rosso dei martiri, ci sono le nostre confraternite, il servizio della protezione civile, del volontariato. Forse una festa sottotono sicuramente per la pandemia, nessun evento di piazza, ci manca tanto la banda, non abbiamo ospiti da fuori. Però è importante che oggi ci siamo qui, non ci manca l'essenziale, perché ogni anno in nome di San Vincenzo e Anastasio si firma questa alleanza a servizio del popolo di Dio. Un'intera comunità, con a capo il suo primo cittadino, con le autorità anche militari, oggi abbiamo anche il capitano di Bracciano, che è una intera comunità che incontra la Chiesa e che diventa Chiesa in nome dei Santi, e abbiamo bisogno di rifirmare di fronte ai Santi questo legame. E questo incontro oggi mantiene sempre un respiro diocesano, perché abbiamo sempre con noi il nostro Vescovo che benedice questo incontro, e oggi una presenza speciale, la presenza del Cardinale, Sua Eminenza, lo Iudice, per noi Don Paolo, grande parroco di Roma, di Tor Bella Monaca, padre spirituale, e poi Vescovo a Roma, e poi Arcivescovo di Siena, e ora è arrivato questa elezione da Papa Francesco come Cardinale. Cosa cambia? Cambia nel senso che questo respiro delle celebrazioni di ciò che lui presiede diventa ancora più ecclesiale. Il suo cuore si allarga per abbracciare tutto il mondo, tutta la Chiesa. Grazie Don Paolo, perché oggi ci permetti che attraverso la tua presenza di abbattere i muri della nostra comunità e di avere questo respiro ancora più ecclesiale, ancora più cattolico. La figura di un cardinale ci lega con Roma, ci lega col Papa, per il quale noi preghiamo tanto, ed è importante questo. Grazie Don Paolo. Oggi la liturgia per due volte ci dirà che il popolo che abitava nelle tenebre ha visto una grande luce. Sia questo il più grande augurio. Una grande luce, per diventare grande, prima nasce come una piccola luce, una piccola fiamma. Noi questa luce la vediamo in fondo a questo tunnel della pandemia che l'umanità sta percorrendo. Non so a che punto siamo di questo tunnel, ma sappiamo che questa luce brilla, e oggi il Signore ce lo ricorda. E da qui allora nasce la domanda fondamentale che diventa preghiera: potrà la nostra comunità ecclesiale essere una luce in questo tempo di pandemia? Guidare questo popolo al di là del tunnel dove siamo entrati? Come potremo essere luce? Come possiamo essere luce? La strada ce la indicano i martiri. Solo a caro prezzo. Solo donandoci, senza risparmiando, ma cercando continuamente alleanze con la società civile, riusciremo ad essere luce? Guidaci Don Paolo nella preghiera, perché la domanda possa diventare preghiera e possa darci entusiasmo in questo tempo. Grazie a te Don Augusto, grazie a Don Romano. Iniziamo la nostra celebrazione chiedendo perdono a Dio dei nostri peccati, delle nostre fragilità, delle nostre mancanze, e accogliendo fiduciosi la sua misericordia. Confesso a Dio onnipotente e a voi peccatori, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
hai dato ai santi Vincenzo e Anastasio la grazia e la gloria del martirio, per i loro meriti e le loro preghiere, concedi anche a noi la vittoria sul peccato e la forza per affrontare le avversità della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Esaia. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo guzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, al vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. E forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio. Gesù predicava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te. Quando Gesù seppe
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi, subito, lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Saluto a tutti quanti voi, alla comunità parrocchiale innanzitutto, che vive questo momento di festa e quindi di gioia, pur con tutte le sue limitazioni, a tutte le autorità presenti, a lei signor sindaco, autorità civili e militari, permettetemi anche un saluto al caro procuratore di Siena, dottor Vitello, con cui condividiamo alcune ansie e alcune preoccupazioni della città di Siena. E ovviamente a te, caro Augusto, che mi hai invitato, che hai così mi hai chiesto di condividere con voi questo momento, e appunto mi viene da dire spontaneamente: non è a caso che mi trovo qui, è un'amicizia che ci lega da lunga data, me e Augusto da quando siamo entrati in seminario, dal lontano ormai 1983, un legame che tocca anche altri sacerdoti della vostra diocesi, Gigi, Angelo che ci ha lasciato, che appunto anche lui ha condiviso gli anni di seminario insieme, gli anni di formazione, e poi Paolo Quattrini e altri, e poi anche Francesco, che ho avuto la gioia di accompagnare qualche anno in seminario, nel seminario a Roma. Quindi dicevo, non mi trovo qui per caso, e anche se volete simpatico e divertente vedere dall'interno, e quindi almeno nell'arco di una celebrazione, quelle che sono le parrocchie, perché con Don Augusto e con gli altri nostri compagni ogni tanto ci ritroviamo, anche solo così, per stare insieme. In questo periodo purtroppo non è stato possibile, ma solitamente lo facciamo e sicuramente lo rifaremo. E quando ognuno di noi racconta un po' le sue storie, racconta: io sto qui, quando ecco, sono stato trasferito lì, adesso sto lì, e anche ricordo quando Augusto dice: adesso sto a Regnano Flaminio, è bello, perché fa vedere. Ho sempre trovato, almeno in tutti i miei compagni di cammino, di corso, una grande passione per quello che facevano e per quello che continuano a fare, come è certamente la passione di Don Augusto nell'essere qui in mezzo a voi e nel condividere, nell'accompagnare, nel guidare questa comunità, nel camminare sulle vie della fede, nell'annunciare il regno di Dio, nel vivere quello che ogni prete, ogni pastore è chiamato a vivere. E infine, ma non infine ovviamente, un carissimo saluto a te Don Romano,
amico, maestro, padre, anche lui dal lontano 83, quando ci accolse, possiamo dirlo, e Augusto ci accolse con le due sue manone aperte sulle scale dell'ingresso del seminario estivo di Rocca Antica, e fin da allora, ecco, ci siamo detti con lo sguardo, con il sorriso e poi con tutta la sua passione di padre, che avremmo fatto un lungo cammino. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che tu venissi qui, che io fossi dove sono, assolutamente no, per nessun motivo, ma è anche meglio, ringraziamo Dio. Noi non dobbiamo prevedere il futuro, noi dobbiamo vivere il presente proiettati verso il futuro, ma il futuro è nelle mani di Dio. E allora ovviamente non può mancare in questo momento per me un grande, caro e profondo sentimento di gratitudine verso te, caro Don Romano, perché non solo perché mi accompagni da allora, dal lontano 83, nel mio cammino di vita, di fede, e anche perché sei stato l'amico e il padre di tutti i momenti anche particolari della vita, quando si è diventati preti, quando sono diventato parroco, quando sono tornato in seminario, quando sono diventato vescovo cinque anni e mezzo fa, e adesso anche questa chiamata ennesima di Papa Francesco a essere cardinale. Sei stato la prima persona che ha saputo da me questi momenti, perché non potevo non condividerli con chi conosce la mia vita, con chi conosce così la mia umanità, la mia normalità, quella che io chiamo sempre così, e di cui ringrazio costantemente il Signore di avermela data. In questo momento, ogni volta che sto in una parrocchia, io ci sto praticamente sempre, tutti i giorni, nella mia diocesi a Siena, e ogni volta che sono in una parrocchia mi risento un po' parroco, perché in fondo continuo ad esserlo, ne sono convinto. Sono convinto che il nostro ministero di vescovi e anche di cardinali, ma insomma sempre vescovi siamo per la gente, è anche un po' un continuare ad essere parroci in mezzo a loro, insieme ai sacerdoti, insieme ai parroci, a chi condivide, effettivamente a chi ha questa diretta responsabilità, ma essendo vicini, sentendoci e dimostrandoci vicini, così come secondo me un prete e un pastore e a maggior ragione un vescovo è chiamato a fare. La festa di questi due santi, di questi santi patroni, Vincenzo e Anastasio, che ricordavo appunto in una nella chiesa delle Tre Fontane, a loro intitolata l'Abbazia delle Tre Fontane, dove vive una comunità di monaci, che era una delle chiese del mio settore sud quando ero vescovo a Roma, fino a un anno e mezzo fa. Il Vangelo ci mette davanti una scena ben nota, immagino che sia una pagina che tante volte ci sarà capitato di incrociare, di leggere, di meditare, o magari chi è catechista, che ha un impegno in parrocchia, magari di spiegare anche ai ragazzi o ai bambini, anche a voi più piccoli, sicuramente vi sarà capitato ogni tanto di ascoltare questa pagina insieme a quelle che raccontano gli altri evangelisti, che è chiamata la chiamata, scusate il gioco di parole, la chiamata dei discepoli, cioè Gesù che chiama alcuni uomini, alcune persone a seguirlo. Questo è il racconto che ce ne fa l'Evangelista Matteo, e siamo nel suo capitolo 4. È un momento particolare, un momento, siamo sì all'inizio del Vangelo, però Gesù ha saputo una brutta cosa, ha avuto una brutta notizia, che Giovanni Battista era stato arrestato, era stato messo in carcere. Giovanni Battista, lo sapete, era il cugino di Gesù, e questo certamente lo rattrista. Lascia il suo paese, lascia Nazaret, si trasferisce in un'altra cittadina, Cafarnao, sulla riva di questo famoso mare che ogni tanto ritorna, il grande lago di Tiberiade, descritto, raccontato in tante pagine del Vangelo come il mare, con tutta la sua valenza simbolica. E questo mare è un luogo misterioso, è un grande lago, un grandissimo lago dove ogni tanto si alza attraverso il vento, si alzano onde molto alte, viene chiamato mare anche per questo, ma è anche un luogo di vita dove tante persone ci lavorano, ci vanno a pescare e quindi prendono i pesci per poi poter vivere, poter provvedere alla loro sussistenza. C'è questo inciso poi a un certo punto, questa profezia, questa parola, questo testo del profeta Isaia che l'Evangelista Matteo mette a un certo punto all'inizio: questa terra di Zabulon, di Neftali,
Galilea delle genti, quasi con un tono dispregiativo, no? Come dire, un posto sperduto o quasi malfamato. Eppure anche chi vive in situazioni le più estreme, le situazioni ultime, alla fine vedranno una grande luce. Non dimentichiamo che l'annuncio che viene fatto, che l'annuncio del Vangelo è un annuncio che parte dal basso, cioè è rivolto innanzitutto a quelle persone, ma non perché Dio fa preferenza di persone, ma perché quelle sono le persone che hanno una maggiore disponibilità ad accoglierlo, e poi attraverso quelle persone il messaggio deve e può raggiungere tutti gli altri, i più poveri, i più semplici, i miseri. La scelta preferenziale di Gesù per i poveri non è una scelta quasi di simpatia o di così dire questi sì e questi no. Il messaggio del Vangelo è un messaggio che è per tutti gli esseri umani, per tutte le persone in qualunque condizione essi vivano, e poveri, ricchi, uomini, donne, bambini, soprattutto voi bambini. Sapete che Gesù aveva un occhio di predilezione particolare per voi, per tutti i bambini piccoli, cioè gli voleva un gran bene, voleva star loro vicino, anzi, gli voleva testimoniare che i bambini a volte comprendono più cose degli adulti. E questo, chiudo la parentesi, ma perché? Perché Gesù conosceva bene il cuore dell'uomo, capiva quello che c'era dentro ciascuno di noi e dentro innanzitutto le persone che gli stavano a fianco. Pensate al rapporto che ha avuto con i discepoli, un rapporto molto molto diretto, molto schietto, molto franco, dove i discepoli costantemente, continuamente ricadevano sugli stessi errori, a volte grossolani, a volte creando situazioni imbarazzanti o grottesche, eppure Gesù era sempre lì, pronto a rispondere, pronto a riprenderli per mano, a dire: che state facendo? Andiamo avanti, non ci fermiamo, non ci blocchiamo. E poi la seconda parte del Vangelo è proprio questa scena, questa chiamata, perché quello che c'è da dire è una cosa, è una frase sintetizzata al centro di questa pagina: convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Può sembrare una minaccia, può sembrare una specie di diktat, attenzione, state attenti, se no fate una brutta fine. No, è solo un modo per dire: non vi fate sfuggire questa grande occasione per la vita, fate in modo che questo annuncio, e l'annuncio può venire a te se ti converti, cioè se apri il tuo cuore, se ti disponi, se ti metti in gioco, se ti rendi appunto disponibile, altrimenti ti passa sopra, ti scivola addosso. E puoi avere le più grandi rivelazioni, il Signore può dirti tutto quello che vuole, ma se tu non sei disponibile a questo, ti scivola tutto, non serve a nulla, cioè è inutile, è un'azione che Dio sceglie di rendere in qualche modo inefficace. Dio potrebbe fare quello che vuole con ciascuno di noi, ma non lo fa, aspetta la nostra risposta, non ce lo impone. Dio non si impone alla nostra vita, ma si propone, quindi aspetta che noi in qualche modo gli diciamo un sì, almeno un sì iniziale, il sì della partenza, il sì dell'apertura, della disponibilità, della docilità. Poi il resto viene dopo, e su questo sentiamoci tutti pronti per questo discorso a qualsiasi età. Ovviamente per voi più piccoli è tutta una scoperta da fare, mi rendo conto, vi dovete accorgere di tante cose, dovete conoscere sempre più e sempre meglio Gesù, e spero che lo facciate nei vostri percorsi di catechismo, di incontro, di gruppi, di formazione, ma che ne parliate anche con i vostri genitori, perché una delle cose più importanti è che l'esperienza della fede non sia rinchiusa dentro, tra virgolette, le sale del catechismo, ma che sia qualcosa che poi esce, di cui io possa parlare e confrontarmi anche con gli altri. E per voi, cari genitori di questi ragazzi, di questi presenti e di tutti gli altri, anche per voi, cioè questa sfida di educarli alla vita sia insieme sempre e comunque alla sfida di educarli alla fede, non siano mai cose divise, non siano mai cose lontane, né tantomeno per nessun motivo contrapposte tra di loro. E Gesù vede questi uomini, vede due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, e gli propone una cosa: stavano gettando le reti, venite con me, vi farò pescatori di uomini. E questi immediatamente lasciarono le reti e lo seguirono. Dietro questo subito possiamo leggerci tante situazioni, certamente c'è un fascino particolarmente grande che Gesù esprime, incute senza dubbio, che fa sì che queste persone immediatamente, cioè gli rispondano in maniera così immediata. Nello stesso tempo non c'è dubbio,
qualunque scelta non può essere una scelta di un attimo, deve essere una scelta che poi diventa tua. Infatti il cammino che Gesù fa fare ai suoi discepoli, cioè questo portarli con sé, farli stare con lui, è proprio il cammino della comprensione, del discernimento, del far scendere dentro la vita quello che magari avevano solo così sentito, percepito o intuito, e non bastava, doveva entrare nella loro vita, doveva cambiare piano piano, progressivamente, le loro vite. Ed è quello che di fatto è accaduto. E allora i discepoli hanno percepito che non dovevano lasciare qualcosa, ma avevano trovato qualcosa. Non era una rinuncia, e di fatto anche per noi non è una rinuncia lo scegliere la fede, ma un aver trovato qualcosa che conta di più, quel tesoro, quel famoso tesoro di cui parla Gesù nel Vangelo in un altro passo. E allora facciamo in modo che tutto questo non passi sopra di noi, non ci scivoli sopra. Cerchiamo di risentire un po' nostra questa chiamata, perché in fondo quando si rileggono questi brani, beh, per noi religiosi, sacerdoti, consacrati, per noi è un po' abbastanza normale che ci riporti a quando abbiamo anche noi fatto la nostra scelta, quando abbiamo cominciato a pensare che la nostra vita poteva essere una vita donata, messa a disposizione del Vangelo, della Chiesa, no? L'idea di farsi preti, ma che è un'idea che sì, può essere iniziale, germinale, ma deve maturare, altrimenti non basta, non è sufficiente. Ma credo che per ciascuno di noi è un po' come il segnale dell'inizio. Ognuno di noi ha iniziato delle cose importanti, e quello che può essere una professione, un nuovo posto di lavoro, ma ancora di più quello che può essere l'incontro con la persona, con la donna o con l'uomo che poi è diventata mia moglie o mio marito, quell'inizio, quell'aver dato l'avvio a un'esperienza che poi mi ha in qualche modo costruito nella vita e mi ha indirizzato in un certo modo. Ecco, queste pagine secondo me riporta un po' a quei momenti, allora viviamoli così. L'occasione della festa dei Santi Patroni ci dà proprio la possibilità di ritornare un po' a queste radici della fede, a questa scelta di fede possibilmente veramente fino in fondo, senza colpo ferire. Non saremo tutti martiri come Vincenzo Anastasi e come i tanti martiri della storia, ma dovremo però mettercela tutta, cioè andare fino in fondo. Ci pensavo, proprio pensando a questi due martiri così lontani tra di loro e così lontani anche nella storia da noi. Il martirio non è una cosa che appartiene al passato, lo sappiamo. Oggi sono diversi i cristiani che subiscono purtroppo il martirio per la fede. Addirittura alcune statistiche ci ricordano circa 300 cristiani ogni mese vengono imprigionati per la fede in una cinquantina di paesi del mondo, 10 al giorno. Una situazione come pure i sequestri di persona associata a questa, che sono una delle principali ragioni per cui tantissimi cristiani nel mondo vivono costantemente sotto minaccia. Una situazione grave che nella sua verità ci ricorda un rapporto anche con i cristiani ingiustamente detenuti per la loro fede, raccolti in alcune categorie, prigionieri di coscienza, carcerati per le convinzioni religiose, detenzioni arbitrarie, processi segnati dall'impossibilità di proporre una difesa efficace, condizioni carcerarie inadeguate, torture, pressioni mirate alla conversione che può prendere varie forme, inclusa la privazione della libertà, lo sappiamo. Quella dei Santi Vincenzo e Anastasia è una memoria importante, una memoria sacra che unisce tutti voi come comunità, come popolo cristiano di questa comunità, e che come Chiesa abbiamo la missione di trasmettere di generazione in generazione, come un'identità alla quale tutti devono sentire di appartenere, desiderando riscoprirne il profondo significato, capace di dare anche fondamentali valori umani per promuovere la nostra stessa vita sociale. E allora essere cristiani è di fatto per noi oggi qui e anche per la vostra comunità, significa combattere senza tregua l'individualismo egoista che ci perseguita, prendendo sul serio il Vangelo, come hanno fatto i martiri, come hanno fatto i santi, anche capaci di morire a noi stessi, un martirio non istantaneo, certo, ma ugualmente forte, duro, per concepire la nostra vita come un dono che ci è dato a servizio degli altri. È quello che chiediamo, che vogliamo chiedere oggi in questa Eucaristia per intercessione di Maria Vergine, dei Santi Vincenzo Anastasio, di tutte le generazioni di cristiani che ci hanno preceduto e che ci hanno mostrato la via più giusta, la via della carità. E allora tutto quello che avverrà, che viene dopo, veramente è la spiegazione di come la vita dell'uomo
può e deve sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda del Regno di Dio. Ed è quello che auguro e che spero che accada anche a ciascuno di voi il prima possibile. Auguri di buona festa e sia lodato Gesù Cristo. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre, di tutte le cose. Martiri si innalzi oggi la lode della Chiesa e la nostra fiduciosa preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa Francesco, fa di lui il tuo rappresentante infaticabile che raduni il tuo popolo sparso fino agli estremi confini della terra. Concedigli di difendere con coraggio l'unità della Chiesa nella fede in te e di custodirla nel tuo amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sua Eminenza, il Cardinale Augusto Paolo, che presiede questa liturgia, perché il Signore lo illumini, lo assista e lo guidi nell'apostolato a servizio del popolo di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti ricercano l'incontro... Mai questo. Per il nostro Vescovo Romano, qui presente, tu che lo hai scelto affidando alla sua guida pastorale questa chiesa locale, fa: o Padre, che sotto la sua guida essa progredisca nella fede, nell'amore e nell'unità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti ricercano l'incontro con Dio, il tuo Santo Spirito agisca nei loro cuori e li apra alla fede. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, sostienili con la tua forza per una testimonianza di fede coraggiosa e perseverante. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani, gli anziani, gli ammalati, i poveri, gli emarginati della nostra parrocchia, perché possano trovare in te la forza della fede e del coraggio per affrontare le prove della vita e nella nostra comunità parrocchiale la certezza della solidarietà fraterna. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Concedi a questa tua famiglia qui riunita nel ricordo dei nostri santi patroni e a ognuno di noi la grazia di un cuore pieno, integro e pacificato, con tutto e con tutti, certi che solo così potremo essere operatori di pace in questo mondo. Preghiamo. Accogli, Signore, le suppliche di questa comunità, piccola goccia nell'oceano della tua Chiesa. Concedile di godere dei frutti della conversione e della tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore. Sì.
Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, Signore, la nostra offerta nel ricordo dei santi martiri Vincenzo e Anastasio. Tu che hai dato loro una meravigliosa forza di fede, dona a noi il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dai santi martiri Vincenzo e Anastasio a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i santi Vincenzo e Anastasio, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Romano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Leone, Franco, Domenico, Angelino, Don Henry e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il mio, tu è il mio.
Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Non possiamo darci la mano, ma con lo sguardo ci scambiamo la pace di Cristo. Alla cena dell'agnello. Passeremo noi a distribuire la comunione. Chi volesse riceverla rimane in piedi, mentre chi non vuole riceverla si mette seduto.
che ci nutri di un unico pane e ci unisci in un solo corpo, fa che non siamo mai separati dall'amore di Cristo e sull'esempio dei martiri Vincenzo e Anastasio possiamo vincere ogni prova nella fede del tuo Figlio che ci ha amati e ha dato la vita per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dobbiamo sederci un attimo perché, non potendo fare la processione, viviamo adesso un momento di scambio. Il primo segno è un regalo per il cardinale, per Don Paolo. Avvicinatevi. È l'opera del nostro professor Modesti. L'opera è intitolata Maria Mater Dei Regina Martyrum. Maria che tiene in braccio il bambino stringendolo a sé e lo guarda, e il piccolo Gesù è voltato verso di noi e ci indica la madre. Cosa particolare, il manto della Madonna è di colore rosso, il sangue dei martiri, come quello versato dal Figlio. E il manto che avvolge la madre e il Figlio è rosso, ma dal capo della Vergine scendono striature di colore bianco, simile a neve, che simboleggiano la purezza e il candore della madre. Sullo sfondo la collegiata di San Vincenzo Anastasio, i nostri orizzonti che vediamo con il Soratte. E poi ci sono queste linee verticali che denotano sempre le pitture, i lavori del professor Modesti, a indicare i tempi, momenti della memoria che affiorano a volte offuscati, a volte nitidi. Chiediamo al Signore che possa, attraverso questa opera, essere di protezione per l'opera di Don Paolo. Grazie. Vogliamo presentare inoltre, avevamo pensato di mettere una targa particolare all'incrocio della Flaminia, dove c'è già l'immagine dei santi, soltanto che dovremmo rimandarla. È opera di un altro artista, il professor Vannini, che invito a spiegare. Buongiorno a tutti. Quando abbiamo realizzato il monumento ai santi, sapevamo che mancava qualcosa. Mancava una frase che stiamo realizzando attraverso un pannello in bronzo, grazie al contributo dell'amministrazione comunale e del comitato per i festeggiamenti. La frase riportata sul pannello è questa: siamo nani arrampicati su spalle di giganti. Noi vediamo di più e più lontano, non già perché la nostra vista sia più acuta o la statura più alta, ma perché ci sollevano in aria con tutta la loro altezza gigantesca. Questa frase è stata scritta da un monaco filosofo, Bernardo di Chartres, intorno al 1100, e riportava l'atteggiamento che in quel secolo avevano nei confronti delle popolazioni antiche, romane, greche, attraverso tutto il periodo paleocristiano, e si riferiva in modo particolare ai santi. Ma io ho immaginato questo pannello come una pagina miniata, e allora nel capoverso, nella S, ho inserito il simbolo di un leone. Noi sappiamo che i simboli sono sempre stati importantissimi nella comunicazione e ancora oggi li utilizziamo. Ho voluto riportare il simbolo del leone perché il leone è sempre stato utilizzato dalla nostra Chiesa. Era presente nei leoni stirofori dei proteri davanti a tutte le chiese romaniche. Davanti ai leoni e in presenza del popolo veniva amministrata la giustizia e le cause di qualunque genere. È importante e famoso il leone di San Marco di Venezia, Repubblica Marinara, ma è significativo un particolare.
quando il leone veniva rappresentato con il libro aperto, Venezia era in pace. Quando il leone veniva rappresentato con la spada in mano e il libro chiuso, Venezia era in guerra. Noi vogliamo immaginarlo sempre aperto, quel libro. Ma ho voluto anche aggiungere altri simboli, che sono i simboli che ci riconducono ai maestri cosmati. E soprattutto l'immagine di un nano arrampicato su spalle di giganti. Quando ognuno di noi si sarà allontanato e i paramenti sacri saranno riposti, allora rimarrà questa grande emozione e la gioia che in questo momento io provo stando con tutti voi, di cui vi ringrazio. Invito il sindaco a venire a dire due parole. Volevo ringraziare il coro che ci ha aiutato a pregare, i nostri artisti che con i fiori ci aiutano a pregare, i cineoperatori che permettono di farci vedere attraverso i social e le varie persone che hanno reso questa celebrazione, questa festa sempre più bella. La parola al nostro sindaco. Benvenuto Eminenza Rignano Flaminio, a nome mio e di tutta la comunità di Rignano. Do il benvenuto all'iniziativa, alla festività dei Santi Patroni, anche al nostro capitano della compagnia di Bracciano. Non per niente vi metto insieme, perché entrambi venite da esperienze precedenti importanti. Lei da Torbella Monaca, lui da Rione Sanità a Napoli. Realtà importanti, realtà in cui sono definiti avamposti, ma sono realtà che da un punto di vista identità sono forti, sono presenti. Bentornato al nostro caro vescovo che oramai è di casa, un saluto al procuratore di Siena ma al nostro cittadino, un saluto al nostro comandante di stazione Fabio Vescovacano e un saluto chiaramente a Don Augusto e Don Paolo, che ringrazio per avermi dato questa opportunità oggi. Io non sono uno che in chiesa parla tanto, fuori tantissimo, ma in chiesa parlo molto poco, perché l'ho sempre vista come una forma di rispetto. Forse è la seconda o la terza volta. La prima, mi ricordo che la prima volta che ho parlato in chiesa da sindaco è stato quando Don Augusto si è insediato a Rignano Flaminio. E ora forse questa secondo me è la seconda, non ricordo. Io saluto la mia comunità perché questo è l'ultimo anno e l'ultima volta in cui io avrò l'onore e il privilegio di rappresentare la comunità di Rignano Flaminio in occasione dei nostri santi patroni. Non vi nascondo l'emozione per me, perché ho vissuto 10 anni belli, intensi, una grande storia d'amore. Come tutte le storie d'amore ci sono alti e bassi, però è stata una storia intensa. E prima Eminenza lei ci ha parlato di sfida, ci ha parlato di tenebre e luce. Penso che da sindaco in questo momento più di me non ha nessuno può avere la visione delle tenebre che in questo momento la nostra cittadina sta affrontando. La tenebra è fatta da una malattia, da qualcosa di ignoto a tutti quanti noi, ma che piano piano si è permeato nella nostra comunità. Un qualcosa di subdolo, ma che dal mio punto di vista può rappresentare un grande valore aggiunto per la comunità di Rignano Flaminio e per le comunità in generale, perché in tutto questo periodo, oramai mi sono specializzato, sono circa 10 mesi che io contatto i miei cittadini che soffrono, che stanno in difficoltà, c'è stato sempre un fattore comune tra tutti, un grande sentimento di solitudine, un grande sentimento di non vivere il senso di comunità come noi oggi qua, anche se in modo diverso noi oggi stiamo vivendo la nostra comunità parrocchiale, la nostra comunità di Rignano. Ebbene, questo virus ha creato questo, ha fatto sì che l'individuo perdesse quelle che sono le proprie forze e si mettesse a nudo e ripartisse dalla solitudine. Allora penso che qui
dobbiamo accogliere la sfida che lei ci ha lanciato, ma che oltre ad aver lanciato lei ci lancia i nostri santi martiri. I nostri santi martiri cosa hanno fatto? Hanno rinunciato a qualcosa di proprio, la propria vita, per portare avanti un messaggio e l'hanno donata a Dio. Io non chiedo chiaramente ai miei cittadini di diventare martiri, anche se penso che neanche i martiri erano consapevoli in quel momento di essere martiri, ma è la storia che l'ha fatti i martiri. Ma io chiedo ai nostri miei concittadini, a tutti quanti noi, a cominciare dalla comunità parrocchiale, che in questa giornata di festa diversa, in cui non c'è la socialità di piazza, in cui non c'è la gestione ordinaria con la processione, con i fuochi d'artificio, con il pallone, con il globo, siamo vicino alle persone che in questo momento soffrono, a coloro che sono sole. In questo momento a Rignano Famino tante persone sono sole, neanche ve lo potete immaginare, ma non sono sole soltanto per il Covid, ma sono sole per tutta una serie di motivi. Allora, oggi non ci possiamo vedere in piazza, oggi non possiamo abbracciare nessuno, ieri tra l'altro era la giornata degli abbracci, ma oggi abbiamo ognuno di noi il dovere verso i santi martiri, per rispettare il loro percorso, di aiutare chi è in difficoltà. Come? Alzando il telefono. È quello che io ho fatto in questi 10 mesi. Ho alzato il telefono e chiamavo le persone che stavano male. E credetemi, lo apprezzano. Allora facciamolo tutti, in questa giornata e nelle giornate a venire. È l'unico modo per stare vicino a chi oggi sta in difficoltà. Poi avremo un altro modo nel tempo, che è quello di dedicare un po' del tempo nostro agli altri. Come? Attraverso il volontariato, attraverso le attività delle confraternite, attraverso la protezione civile, attraverso l'attività della carabinieri in congedo. Una comunità è viva e rispetta la sua identità nel momento in cui ognuno di noi rinuncia a quello che è il proprio io, al proprio diritto, per mettere al centro quello che è l'altro, il dovere, il senso di appartenenza alla comunità. Allora Rignano sarà viva. Concludo, perché chiaramente non vi voglio tediare ulteriormente. Posso soltanto dirvi che in questi 10 anni bellissimi, alcuni momenti un po' meno, ma porterò sempre con me il ricordo della prima giornata in cui io ho avuto l'opportunità di rappresentare la nostra comunità in occasione dei Santi Patroni, e venendo con il corteo che allora potevamo fare, notai gli occhi di una donna che tra l'altro fa parte della confraternita delle Consorelle. Aveva gli occhi ridondanti di lacrime, pieni, colmi di lacrime. Io lì per lì non capii, dico, perché questa donna sta con gli occhi colmi di lacrime? Poi andai a chiedere, visto il rapporto umano che avevo. Lei mi rispose, era l'attaccamento che aveva ai Santi Patroni. Non perdiamo questo, perché nel momento in cui la nostra comunità perde l'attaccamento a dei simboli così importanti e a degli esempi di vita così importanti, rischiamo di perdere noi stessi. Noi saremo forti come comunità soltanto nel momento in cui tutti quanti metteremo al centro quello che è un bene supremo rispetto al nostro io, che è il bene della nostra comunità, che è il bene della nostra Rignano. Ringrazio i Santi Patroni per avermi dato l'opportunità per l'ennesima volta di parlare alla mia comunità. E ringrazio Don Augusto e Don Paolo, perché sono stati 10 anni belli, di un percorso bello fatto insieme. Racconto solo questo piccolo aneddoto. Ieri eravamo al monumento ai caduti, chiaramente non abbiamo fatto nessuna manifestazione, abbiamo fatto una semplice deposizione della corona, io, il comandante di stazione Fabio, con Don Augusto, che ha fatto una preghiera. Eravamo in 4, più un componente e 2 componenti del comitato. Al telefono, mentre è finita l'iniziativa, ero al telefono per parlare con il presidente dell'AIVIS, perché stavamo organizzando le vaccinazioni, e gli ho detto al telefono: è un'intera comunità che ti chiede i locali dell'AIVIS per fare la vaccinazione per i nostri concittadini. Ho detto: siamo io, il comandante della caserma dei carabinieri e il parroco, e vedete, questa nostra vicinanza che c'è sempre stata dovrà continuare a esserci indipendentemente dalle persone, perché nel momento in cui tutti quanti insieme, ognuno per il suo orio, si orina, questo è un paese che potrà avere una luce e potrà avere un futuro e potrà rappresentare la risposta a quella sfida che lei, Eminenza, ci ha lanciato. Buona giornata a tutti e buona festa a tutti. Non mi dà fastidio.
cantare. Mi piace. Ma sapevo che stamattina sarebbe stato necessario farlo. Ma non riuscivo a trovare la chiave. Un asse unitario che mi permettesse di collegare i due momenti di questa celebrazione per me. Il momento della festa della comunità e il momento di questo incontro di questi ragazzi così simili, così vicini, così, permettetemi, figli. Non sono abituato, non mi piace a parlare di me in pubblico. Mi hanno abituato così. Ricordo una regola del mio seminario: evitino possibilmente di parlare di sé e delle cose proprie. Altri tempi. Altri tempi. Però poi la chiave è venuta, me l'ha data il sindaco la chiave. E mi ha dato anche l'ardire di parlarvi, perché l'input è venuto da lui, che come è noto non è in campagna elettorale, né può esserlo. E ho sentito che ha parlato con molta libertà, ha parlato di comunità. Lo ringrazio e ringrazio il Signore. Io mi permetto di dire, riprendendo le parole del Cardinale, che questa è la sfida per Legnano. Legnano non ha bisogno di forza, di ostinazione, di determinazione, di laboriosità. Ce l'avete, ce l'avete. Però ho sempre avuto l'impressione che ci sia una grande necessità di fare un passo. Un paese con mille aggregazioni formalmente comunitarie, dove ho sempre avuto l'impressione che mancasse l'ultimo passo per farle diventare sostanziali. Non pensate che Augusto mi abbia fatto la spia. Gliel'ho fatta io. Quando gli ho chiesto di venire qua. E ho avuto mille conferme e mille ritorni. Quello però che ho notato, e ve lo dico davanti al Signore, in questi ultimi anni è una crescita enorme di duttilità. Duttilità. Vi dico la verità, vi dico la verità. Quasi tutta, una minima riserva del pudore mi deve rimanere. Questo è stato il paese dove io ho sentito dire, più che in ogni altro paese, si è sempre fatto così. Eppure è stato chiarissimo in questi ultimi anni una crescita di duttilità, di movimento, di disponibilità, di obbedienza a Lui che ci chiama. E proprio questa strada che a chi già ha tanto, perché guardate gli attributi, le qualità che mi è parso di riconoscervi prima, sono grosse.
Lo sapete che per me Rignano è la terra del tufo duro? Loro lo sanno. A me è una vita che mi accusano di essere troppo duro. Ma quando vedo i mollaccioni, i buonisti, gli ipocritamente sorridenti, quelli che fa sempre tutto bene, ringrazio Dio di esserlo o di essere conosciuto come tale. La comunità, carissimi rignanesi, si può crescere, siete cresciuti. Quella crescita che io, permettetemi, ho visto in questi due ragazzi. Avevano 19 anni, dall'altra parte del Soratte. Io, poco più di loro, 36. Decisamente pochi per avere il titolo di padre spirituale del Pontificio Seminario Romano Maggiore. Pochi. Era loro e un bel gruppo di altri, bello, bello. Splendidi parroci di Roma, sparsi per l'Italia, fior fiore di professori nelle migliori facoltà teologiche d'Italia. Due in paradiso. Come sono cresciuti questi ragazzi? Hanno molti aspetti simili. Augusto, già, anche il nome. Io lui, a presa di giro, l'ho sempre chiamato storpiandogli il cognome. Non avevo pensato che hanno lo stesso nome. Lui l'ho sempre chiamato Augustarello, lo sapete. E lui l'ho chiamato un po' storpiando il cognome. Appassionati, con il cuore alla scelta che seguivano. Persone che non hanno mai conosciuto la complicazione per far saltare il banco. Perché mi diceva un amico psichiatra che i veri matti non sono quelli che dicono che 2 più 2 fa 3, ma quelli che dicono che 2 più 2 fa 4, ma la questione è più complessa. Guardati da questi. Loro non fanno saltare il banco. Hanno camminato, si sono fidati, rappresentano l'esercizio eroico della vita ordinaria. Io sono in questi giorni molto segnato da pensieri sul futuro della Chiesa, in particolare sul futuro delle vocazioni. Perché la gente non si fa più prete, e quei pochi che si fanno prete vanno dai più matti a farsi. Scarsi, marroni, vestiti, stranezze, e poi ovviamente non si sa che fine fanno, no? Però c'è un fondo di verità. Tu nel prete non puoi vedere il funzionario e basta. Tu nel prete non puoi vedere la buona persona e basta. Non puoi vedere l'organizzatore della beneficenza. Devi vedere che dentro gli frigge qualche cosa senza essere esibito. Eccoli qua. La passione, la convinzione. Poi, amici, dico sempre a loro, secondo gli ultimi studi pare proprio che Dio esista. E Dio che esiste impasta. L'educatore non è il costruttore, è il testimone di quello che Dio compie. Perché se questi due avessero dovuto imparare da me sarebbero ancora peggio di me, e siamo alla fine, no? C'è un Dio vivo, lo dico per voi, eh. Dio non è mica solo il Dio dei preti, eh.
c'è un Dio vivo che stranamente a chi gli si consegna 2 per 2 non fa mai 4, fa 8, sì, fa il centuplo. Il centuplo, qualcuno l'ha detto, no? Mi pare. E si diventa adulti, e si diventa affidabili, e si resuscita nel popolo l'idea che il prete è una persona seria. E questo, se permettete, è già l'eccezione. E che il prete è una persona feconda. Ve lo siete mai domandato come sarebbe stato Don Augusto come marito? Da quello che leggo nel vostro brusio ve lo siete domandato. Il celibato serve per essere padri così. Il celibato non è rinuncia, il celibato è fecondità. Ecco Don Paolo, Schivo, Caprarola, Torre Maura. Cioè, i cardinali vengono dalle famiglie nobili romane, sì, i Barberini, i Borghese, gli altri, no? Torre Maura. Consegna nelle mani del Signore, normalità, passione, affidabilità. Lui aveva fatto il seminario minore, lui veniva da fuori, lui giocava a pallone, lui non sapeva nemmeno il pallone come era fatto, ma suonava l'organo. Attenti, puntuali, liberi, mai troppo tifosi del regime, del seminario, mai, è giusto, mai ribelli, liberi. Lo facevano per il Signore, non per i superiori. Stimati dagli amici. Carissimi, noi sappiamo che a scuola i voti veri non sono quelli che danno le maestre, sono quelli che darebbero i compagni. Quelli ci azzeccano a dare il voto. E i loro compagni, ve lo posso assicurare, darebbero a tutte e due un voto molto alto. Un ragazzo misurato, moderato, Paolo, il cardinale, mai un estremista. Poi ci consegna al Signore. Il Signore lo manda a Torre Maura, a Tor Bella Monaca, poi lo riporta in seminario. In seminario la provvidenza gli apre casualmente la strada dei Rom, degli Zingari. Ce lo mandano i superiori a fare il catechismo. Ovviamente entra in quel mondo. Acquista le etichette, prete di strada, prete di sinistra, prete rivoluzionario, ci vanno i giornalisti, le interviste, è tutto da ridere. È un prete che si è messo nelle mani di Dio e Dio l'ha portato, è chiarissimo, perché appunto secondo gli ultimi studi, ve l'ho detto prima, Don Augusto, voi lo dovete sapere, vi ricordate com'era delicato il clima 11 anni fa, ai tempi delle scuole, ai tempi degli arresti e anche in parrocchia i riverberi che c'erano stati? Chi ci mando, chi ci viene, c'era provato. Un primo esperimento, 3 anni, tanta buona volontà, tanta dedizione, ma vedevo che lui stava bene. Si era costruito una parrocchietta
a sua immagine e somiglianza. Questa mostra non è a sua immagine e somiglianza, è a immagine e somiglianza di Dio. Questa è la differenza. Lì si vedeva molto bene, perché questa è gente più dura. Davanti a Dio si piega, non davanti a preti. Perché se si piega davanti a preti è un inchino superficiale e provvisorio. Vi conosco e vi voglio bene. Don Augusto, ci sarebbe bisogno, non se lo fece ripetere due volte. E qui cominciò l'avventura. E vi ho voluto bene prima di arrivare. Voglio rendere lode al Signore, non è tanto il nostro, noi non siamo un partito, noi non siamo una cordata, noi non siamo altro che servi di Dio, padri e figli. A nostra volta i figli sono i vostri padri, i loro padri i vostri nonni e avanti. E che il Signore li benedica così. E continuate a voler bene a Don Augusto e, se vi capita, anche a Sua Eminenza Augusto. Alziamoci in piedi. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa dei Santi Vincenzo e Anastasio, patroni della comunità parrocchiale, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato nei Santi Vincenzo e Anastasio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che nei Santi Vincenzo e Anastasio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, ti renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La fede ci tenga vigilanti, le paure non ci chiudano gli occhi. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie. Grazie ancora a tutti e buona festa. Amen.